Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Ragazzi, oggi in questo piccolo video vi volevo portare un gameplay, il riassunto di un gameplay che ho fatto con l'account DM Premier, ragazzi, e come sempre voglio ringraziare gentilissimo, disponibilissimo, e lo ringrazio anche per la fiducia che mi dà nell'affidarmi il suo account per fare questi video. E quindi oggi volevo portare, mi ha lasciato una sera a giocare con il suo account. Io purtroppo quella sera non potevo registrare, avevo delle persone a casa, però mi sono messo a giocare un'oretta e ci ho tirato fuori un 4 minuti di cose che mi sono venute in mente di provare. Oltretutto lo vedremo sicuramente in futuro degli streaming con il suo account e altri video con magari anche il nuovo eroe che uscirà nell'aggiornamento fra pochi giorni. Ma questo è un mini riassunto per lo più di due Anubis che lui ha. E in questo video aveva Dio della Guerra 6, un Anubis, e un altro Pelle Coriacea 8. Faccio vedere un attimo delle situazioni che si sono create quando ho usato un po' questo account. Allora, possiamo andarle a vedere. Ho usato praticamente in questo attacco, diciamo in un unico attacco dove ho visto un pochettino i danni di Anubis con Dio della Guerra 6, in questo caso aveva, adesso mi dicono che ha a Dio della Guerra 8, quindi lo vedremo presto. Vediamo un po' che praticamente gli eroi vengono subito shottati senza problemi praticamente. E niente, finiti. Poi qui, ragazzi, curiosissimo, questo qui invece, Pelle Coriacea 8, ho provato a metterlo qui da solo. Il video ovviamente è velocizzato e tagliato in alcuni punti per renderlo ancora più veloce, perché anche velocizzato ci voleva troppo tempo. E come possiamo, ragazzi, andare a notare, verso la fine praticamente tutti gli eroi sono schiattati, rimangono soltanto i demoni nel centro del dungeon, mentre tutti quanti gli eroi che vedete piano piano stanno sparendo, tra poco non esisteranno più, vedete? Spariti tutti. Sono rimasti qualcuno, proprio pochissimo, un re fantasma e un orso mezzo stecchito. Praticamente sono schiattati tutti, ragazzi, davvero sorprendente. Poi qui mi ricordo di aver fatto un paio di attacchi random senza magie, un paio di raid random. Volevo provare anche infatti il suo Michael e Spezzacuori. Spezzacuori che devo dire però l'ho provata parecchio, Spezzacuori con rigenerazione 5, e ha una tendenza al morire un po', cioè davvero muore molto molto spesso durante gli attacchi, capita. Allora, vediamo un po' quest'altro. Faccio partire Anubis, metto dietro ovviamente a skillare subito Spezzacuori. Tanto vediamo, bella skillata di Rodolfo, però Spezzacuori è deceduta, non ha voluto sapere niente, senza healer questa volta. Da quest'altra parte invece vediamo che scendono tutti quanti subito vicini e lo sterminio totale, ragazzi, devo dire lo sterminio totale. Attacco è finito. Vediamo il prossimo. Metto dei soldatini per far skillare il totem. Poi se ci fate caso lì c'è un Aries con rigenerazione 5 psico scudo, quindi metterò altri soldatini per far skillare. Mi accerto che Aries abbia skillato prima di andare a inserire, a mettere Anubis e iniziare a scendere tutti i vari tank dietro di lui. Ovviamente vediamo l'engage e la polverizzazione, ragazzi. Anche Michael comunque è una bestia, cioè non si sente tanto parlare di Michael, ma Michael è una bestia veramente. Qui sempre contro secondo Evo, senza magie, senza usare magie, vediamo un po', l'affrontiamo diretti e abbiamo praticamente, perdiamo solamente Cavalier Teschio. E qui in ultimo, ragazzi, un Canyon 4 da solo, mi pare sia l'ultima cosa, un Canyon 4 da solo ho voluto provare con Elettrica, Barba, Vlad, Anubis, Cupido per dare un po' di buff. E chi ho dimenticato? Chi ho dimenticato? Golem, ovviamente. L'healing di Golem ci vuole. Allora, vediamo un po'. Qui, cioè, ragazzi, non stavo andando neanche malaccio. Secondo me mi ci fossi messo magari a provare qualche altro eroe, anche perché lui li ha tutti al massimo, quindi è facile magari riuscire a trovare un setup, sarei chissà riuscito ad andare più a fondo. Ma guardate, ragazzi, Canyon 4 da soli e tanta roba. Vediamo un po', vedete le energie che iniziano a scendere, però forse con Zucca, questo, se Zucca non schiatta si può fare. Comunque
l'ho voluta buttare lì così. Ed erano questi qui, ragazzi, dei piccolissimi attacchi, piccolissime cose che vi ho voluto lo stesso mettere, perché adesso ci farò un video molto più accurato sia su Anubis che su Spezzacuori, anche perché non ci ho fatto niente di particolare ancora sul canale, e soprattutto non ho mai fatto vedere, mi pare proprio mai, Anubis con Dio della Guerra 8. Quindi vi invito a lasciare un bel like e un commento qui sotto, fatemi sapere che ne pensate, io vi saluto, ringrazio come sempre M Premier per la sua disponibilità e ci vediamo come sempre nel prossimo video.